G come già detto e ridetto e ridetto, già, giusto appunto, il ragù. Questo mistero del ragù. Ma se vi avanza, va bene, abbiamo detto che ci potete fare un panino ripieno, che ci potete fare un risotto. Ma vi siete mai fatti una frittata con dentro un cucchiaio di ragù? Mamma mia! No, no, non è una frittata vegetariana, c'è poco da fare. Almeno che non abbiate fatto il sugo finto, cioè senza la carne, quello che la mia nonna faceva in tempo di guerra, ma che poi ha continuato anche per tutti gli anni 50, 60, 70. Io poi ho preso e continuo, perché un soffritto di carota, sedano e cipolla. Se voi ci avete la macinata e voi ci mettete poi un bicchiere di vino rosso e lo fate ben tirare, e sfumare e andar via, e poi ci fate sobbollire dentro un po' di pomodoro e poi ci aggiungete magari una fogliolina di salvia, no? Per dare la memoria della carne, un non niente minuscolo di rosmarino, poco! Perché poi il rosmarino sennò diventa potentissimo, troppo eccessivo, quindi proprio dovete fare, non ce lo mettete il rosmarino. O ne mettete pochissimo o non ce lo mettete, ma in tempi giusti anche due foglioline di nipitella e fate questo sugo finto molto pieno d'aromi, va bene, e poi ci condite la pasta, oh, o la frittata, oh, o quel panino che si raccontava prima, oh, anche il sugo finto, quindi, o anche il ragù, possono essere già una cosa semplicemente meravigliosa. Salve! Il mio cuore con la mente che ribolle.